Con estremo piacere voglio dire fin da subito che finalmente stiamo andando nella giusta direzione. Finalmente sicurezza ed ordine, questa parola che voi lì a sinistra tanto odiate, che così fortemente vi è invisa, ma di cui ormai da troppo tempo vi è estremo bisogno in questo martoriato paese, finalmente sta arrivando. Finalmente ordine. Finalmente, in tema di immigrazione e sicurezza, un provvedimento serio, lungimirante, giusto e per una volta, guarda caso, dalla parte dei cittadini, dalla parte della qualità della vita dei cittadini. Finalmente, sì. E questa parola, finalmente, nasconde un piccolo rammarico, che gli italiani non abbiano avuto l'opportunità di votare prima. E fermarvi mentre riducevate questo paese nel caos più completo per quanto riguarda il sistema dell'immigrazione in Italia. Ancora ieri avevate il coraggio di parlare di percezione, riferendovi alla delinquenza, e di negare che ci troviamo in una vera e propria emergenza. Bene. Allora, abbiate il coraggio di andarlo a dire anche nelle piazze e vediamo cosa succede. Andate a dirlo a quei cittadini che da più di 6 anni stanno subendo una politica d'accoglienza che definiremmo folle se non fosse stata una scelta ponderata e condivisa da tutto quel mondo che si è arricchito sulla pelle dei disperati e degli italiani. Avete elargito a piene mani per anni messaggi sbagliati, che erano volutamente sbagliati, per indirizzare l'opinione pubblica in senso radical chic e buonista. Vi hanno aiutato i vostri canali di informazione, mass media, vari testimonial, più o meno famosi, più o meno pronti a collaborare col sistema accoglienza, ma ormai il giochino è finito. Inizia ora un periodo strano, un periodo in cui la politica si rapporta con la realtà, e non con il mondo delle fate, degli unicorni o dei trinariciuti. Domani andremo a votare la fiducia ad un provvedimento serio, che prevede tutta una serie di misure e provvedimenti volte a migliorare l'efficacia dell'azione delle forze dell'ordine, norme operative, che, basta parlare poi con gli agenti sul campo fondamentalmente, vanno incontro all'esigenza di chi fino a ieri si trovava ingessato nella propria azione di controllo del territorio, sia per la mancanza di queste leggi, di queste norme, sia per la mancanza di uno Stato schierato a loro sostegno senza se e senza ma. E se mai ci fossero dubbi su quanto appena detto, ricordiamoci di chi ha pensato di introdurre per le forze dell'ordine il reato di tortura. Ieri in aula ho sentito parlare di un pericoloso vuoto normativo. Bene, è ormai chiaro a tutti che l'unico vuoto esistente e pesantemente ingombrante è quello della vostra azione politica. Ma dove eravate tutti questi anni in cui il territorio implorava un aiuto, un intervento, una minima legge a favore della sicurezza? Dov'è che eravate? La nostra politica è differente, realistica, concreta e operativa, non cooperativa. Noi legiferiamo introducendo norme chiare e impattanti a favore della sicurezza degli italiani. Con questo provvedimento agiremo mettendo un freno al business dell'accoglienza, definendo precisamente i canoni per l'accesso alla protezione speciale per i motivi umanitari e destineremo le risorse statali ad integrare le risorse statali per integrare nella nostra società in modo efficiente solo chi ne ha davvero il diritto. Se parliamo degli SPRAR e dei governi precedenti che erano tutti allineati sulla gestione degli SPRAR, sono i governi Letta, Renzi e Gentiloni, non è che abbiano tutti questi colori così diversi. Rigetteremo immediatamente le domande di asilo di chi si macchia di reati, di chi morde la mano tesa, di chi è pronto ad aiutarlo, in poche parole. Nessuno spazio in Italia quindi per clandestini o per delinquenti.
Introdurremo nuove norme per contrastare la criminalità mafiosa, perché ricordiamolo, la mafia è un cancro che deve essere combattuto e sconfitto, mai abbassare la guardia. Potenzieremo le dotazioni assegnate agli agenti su strada con nuovi strumenti atti a sedare situazioni di particolare gravità, circostanze che, ahimè, sono sempre più abbondanti da quando purtroppo abbiamo avuto il PD al governo. Forniremo strumenti di controllo ed indagini più efficienti per le forze dell'ordine per snellire e rendere più rapido il loro prezioso lavoro. Perché noi riteniamo, al contrario di quanto sostiene una certa sinistra, che per avere più libertà serva maggior sicurezza. Solo i delinquenti prosperano nell'anarchia e nel caos. Quello che andremo a fare con il nostro sostegno a questo provvedimento, Presidente, e qui mi avvio a concludere, è semplicemente iniziare un processo che riporti la sicurezza degli italiani ad un livello minimo di normalità, nulla di più. Pertanto, sono ben felice di dichiarare il nostro sostegno ad una legge fortemente voluta dal Ministro dell'Interno e il nostro segretario Matteo Salvini che impersonifica in tutto e per tutto l'essenza della Lega Salvini Premier PSDAZ. Grazie, senatore Campani.